un'auto russa viene capovolta dai ferrovieri in sciopero e la polizia tenta di spezzare il cordone di assedio con cui gli scioperanti cingono la direzione generale delle ferrovie. L'edificio, quantunque in zona americana, è controllato dai russi ed è russo il personale che vi è adibito. Tra gli obiettivi dell'assedio è il blocco del Crumiraggio. Eccone un episodio. Un impiegato giunge all'ingresso principale della direzione. La scorta un ufficiale sovietico che riesce a farla passare tra le file degli scioperanti. Il blocco è continuato sino al termine dello sciopero, che si è concluso con l'accoglimento parziale delle richieste degli scioperanti.